L'ultima edizione di Stadio Music Studio Marco Gullà. Tempo di presentazione in casa a Palermo ieri finalmente. È toccato a Stefano Sorrentino, finita la telenovella. Sentiamo. La spinta più grande è stata la piazza, perché comunque giocare qua a Palermo, una piazza così, è sempre stato la mia idea fin da quando ho iniziato a giocare a calcio. Poi la Sicilia la conosco bene perché ci ho vissuto e perché mio papà ha fatto qualcosa di importante nell'altra metà della Sicilia. Io mi auguro di fare meglio di lui da quest'altra parte. Giorno importante anche per Mauro Formica. Sentiamo le prime parole del centrocampista rossanero. È molto contento di stare qui. Il fútbol inglese es muy diferente al fútbol italiano. También he jugado en una posición que no era la mía, pero bueno, cuando se dio la posibilidad de venir aquí no lo dudé porque es una escuadra muy buena y bueno, espero poder rendir. Domani il Palermo intanto se la giocherà a Cagliari, recuperato Brienza, ok, anche Donati. Gasperini confermerà in parte la stessa formazione che ha pareggiato in casa con la Lazio. Oggi non andrà in conferenza a causa del lutto che l'ha colpito nei giorni scorsi. Al suo posto parla di mercato e ovviamente della gara. Pietro Lomonaco, sentiamo. Partita delicata contro un avversario che presumo sia nel novero delle 7-8 squadre che si giocheranno questa permanenza in Serie A, quindi sarebbe importante riuscire a fare punti. Per Maurizio Zapparini quella di domani è una partita da vincere e basta. Sentiamolo quando parla a Stadio News 24. Un momento decisivo, sì, perché se non dovessimo fare punti in queste partite noi saremmo spacciati, per cui essere in questa posizione di classifica è molto 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 difficile, sia per noi che per il Genoa, per quelli che sono in fondo. Io spero fra tre domeniche di essere davanti al Pescara e di aver raggiunto l'Atalanta, insomma, ecco, saremo già, aver fatto un passo in avanti. Colpo quasi fatto per il Palermo. In arrivo c'è Nelson Tomar, difensore classe 83, portoghese, nazionale del Betis Siviglia. L'esterno sta rescindendo il contratto perché ha rotto con l'ambiente, ha già giocato con Miccoli al Benfica e dopo l'addio al Betis potrà firmare con il Palermo. Preso anche il difensore dell'Estoril Vitoria, ma intanto il mercato del Palermo continua. Lo Monaco scatenato. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.